Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. C'è una grossa novità di cui dobbiamo parlare, una notizia praticamente flash del fatto che ci sono stati dei problemi e degli accorgimenti all'interno del gioco riguardante l'evento che per l'appunto stavamo facendo del ranking dungeon. Dei problemi o comunque in generale delle diciamo dei piccoli difetti di questo evento che adesso sono stati messi a setaccio, dove vi avviso già si affronterà un discorso un po' più particolare, un po' più tecnico in questa fase, però cercherò di rendere il tutto più semplice possibile e vi farò vedere anche in gioco che cosa si intende praticamente con tutto questo, anche perché poi questo permetterà praticamente a tutti quanti i giocatori di essere più competitivi e permettere praticamente a tutti di poter migliorare il proprio punteggio. Quindi ci sarà una nuova ondata praticamente di gente che tenterà di superare gli score e quindi vedremo un po' con che cosa avremo a che fare. Allora, praticamente che cosa è successo? È successo che nel momento in cui si sceglieva di ottenere come trans, quindi di ottenere come potenziamento la difesa fisica, in quel momento la difesa fisica non si applicava alla difesa fisica, ma aveva effetto invece sull'attacco magico. Quindi se noi praticamente andavamo a prendere, che ne so, un 50, come per esempio all'inizio del dungeon dove abbiamo il Condor che ci riduce l'attacco fisico e magico del 50%, nel momento in cui noi andavamo dai tre soldati e ottenevamo il buff di difesa fisico, quel buff di difesa fisico in realtà si applicava all'attacco magico, quindi praticamente annullavamo quel meno 50% e tornavamo al più 10%. Ora, quindi, che cosa succede? Succede che giustamente il tutto viene un po' sfalsato, perché ovviamente non si ha più una riduzione dell'attacco, ma si ha semplicemente un bilanciamento. Quindi non abbiamo la difesa aumentata, ma abbiamo semplicemente l'attacco nuovamente aumentato e quindi di conseguenza non beneficiamo dei bonus. Ecco perché io, per esempio, ero molto sospettoso del fatto che nonostante avessi preso comunque un buff di difesa fisica e magica del 60%, praticamente Reno mi riuscisse a fare dei danni estremamente elevati. E quindi dicevo, boh, sarà perché Reno è effettivamente troppo forte, ma a quanto pare non è così. Era semplicemente perché il buff presente all'interno del gioco era stato calcolato diversamente. Inoltre, se la difesa fisica come trans ability era stata acquisita nel mentre in uno stato precedente era stato già acquisito un potenziamento dell'attacco magico, il potenziamento della difesa fisica non prendeva effetto durante quel dungeon. Quindi che cosa vuol dire? Che se noi avessimo preso dal Condor o da chi che sia il potenziamento di attacco magico o di attacco elementale eccetera eccetera, praticamente il buff della difesa fisica non si applicava. Quindi noi praticamente non ottenevamo nulla in cambio, cioè era praticamente uno scambio vuoto. Inoltre, quando la trans di abilità fisica era stata acquisita durante l'acquisizione dell'attacco magico, quindi noi acquisivamo la difesa fisica e anche l'attacco magico, l'abilità attiva, che in questo caso era la trans di abilità di attacco magico, non avrebbe preso effetto durante quel dungeon. Quindi praticamente all'interno dell'evento c'era una sorta di sovrascrizione dei buff di difesa e gli attacchi magici, quindi non potevano coesistere e quindi di conseguenza si veniva a creare una cozzaglia di buff e debuff che in realtà non funzionavano tra di loro. Adesso invece la situazione è diversa, perché non si parlerà più di acquisizione di attacco fisico e magico, ma c'è praticamente una soluzione temporanea che è stata applicata su questo dungeon, che non verrà resettato, non verrà riproposto, ma per il momento le pezze sono queste. Quindi che cosa succede? Adesso si parla dell'azione corrispondente, quindi nel momento in cui il gioco adesso ha preso questa, diciamo, precauzione temporanea,
abbiamo praticamente adesso due diversificazioni. Avremo praticamente le abilità che venivano in un qualche modo identificate come attacco magico, prenderanno il nome di Magic Attack A, mentre invece tutte le abilità che facevano riferimento a difesa magica e difesa fisica prenderanno il nome di Magic Attack B. Inoltre, che cosa permette di fare questo cambiamento? Che cosa fa fondamentalmente all'interno del gioco? Succede che nel momento in cui noi possediamo entrambe le abilità, sia di Magic Attack A o di Magic Attack B, praticamente se entrambe occupano lo stesso slot di Trance Ability, gli effetti saranno combinati. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi abbiamo la possibilità di acquisire una tipologia di attacco magico A del 20% in più e successivamente acquisiamo un ulteriore 10% di Magic Attack A, avremo praticamente il bonus con Magic Attack uguale 30% A. Ok, quindi avremo una sorta di classificazione dei buff, no? Quindi classificazione A, classificazione B, eccetera, eccetera. Però che cosa succede? Che se noi in un modo o nell'altro acquisiamo sia il buff di Magic Attack A e di Magic Attack B, praticamente la Trance Ability che si ottiene per prima non funziona più. Quindi che cosa vuol dire? Che se noi abbiamo un potere magico di tipo A 20% che viene acquisito tramite abilità trance e successivamente acquisiamo un'abilità trance di Magic Attack B, praticamente Magic Attack B andrà a sostituire Magic Attack A. Quindi se noi abbiamo l'attacco magico A aumentato del 20% e successivamente acquisiamo l'attacco magico B aumentato del 10%, vuol dire che l'attacco magico B del 10% avrà sovrascritto il attacco magico A. Quindi non avremo più il 30% o comunque quel 20%, ma solo quel 10% sarà applicato. Quindi fate nella vostra testa, per rendere il tutto più semplice, B maggiore di A, e quindi di conseguenza tutto quello che potenziate di A non avrà praticamente più senso nel momento in cui acquisite il potenziamento B. Ok? Quindi, altro esempio, se prendiamo entrambi, quindi se riusciamo ad ottenere entrambi Magic Attack A o Magic Attack B, praticamente diventeranno inefficaci nel momento in cui l'abilità con lo stesso nome verrà acquisita. Quindi avremo nell'esempio qui riposto che nell'acquisizione di attacco magico A 20% in più e successivamente un Magic Attack B 10% e successivamente avremo un Magic Attack A meno 50%, questi due non avranno effetto, ma solo Magic Attack B praticamente rimarrà applicato. E questo che cosa permette? Permette un grandissimo cambiamento. Permette praticamente a tutti i giocatori di poter ottenere il buff del 30% in più praticamente gratis. Perché nel momento in cui noi andremo a combattere il Condor e quindi subire quel meno 50% che poi verrà sostituito dai tre soldati Shinra, ovviamente, dai tre soldi in Shinra, dove avremo l'acquisizione della passiva B, noi praticamente ritorneremo in gioco con un team assolutamente valido, che vi farò vedere comunque, non vi preoccupate perché vi farò vedere una run. Ovviamente tutto quello che viene applicato in questo Crisis Dungeon come effetti, come nomi, eccetera eccetera, sarà corretto e sarà reso in modo più chiaro dalla prossima volta. Ovviamente non ci sarà un reset per quanto riguarda questo evento, quindi sappiate che appunto tutto quello che avete fatto rimarrà comunque valido, o che sia stato fatto bene o che sia stato fatto male. Però per tutti quelli che già avevano fatto bene, adesso hanno la possibilità di poter migliorare il proprio score, di poter migliorare i propri di poter migliorare i propri risultati, ecco, mettiamolo così. Dopodiché riceviamo le scuse praticamente dell'inconveniente e ovviamente gli sviluppatori ci ringraziano sempre per la disponibilità che abbiamo nel giocare il titolo di Evercrisis. Ma adesso andiamo all'interno dell'evento e andiamo a vedere come si vanno ad applicare tutte queste leggi, perché detto così suona essere un po' particolare, un po' difficile, ma vi posso garantire che in realtà è molto più semplice di quello che si pensi. Quindi andiamo nel dungeon e vi faccio vedere. Allora, eccoci qui dentro il dungeon e ovviamente vi ricordo sempre di
prendere gli oggetti, che è importante averli nell'inventario, e dopodiché, come sempre, affrontiamo il nostro uccellaccio del malaugurio senza grossi problemi, perché lo possiamo affrontare questo senza altri problemi. Gli altri combattimenti probabilmente ve li taglierò comunque sia, perché cercherò di rendere il video un po' più snello da questo punto di vista. Qui posso andare tranquillamente anche in auto, tanto il nemico in questione non è un grosso problema da buttare giù. Ok. E nel momento in cui il nostro avversario viene buttato giù, noi qui iniziamo a prendere subito il primo bonus barra malus, che in questo caso è quello dello score, che però, se notate adesso, praticamente abbiamo physical attack ridotto del 50% e magical attack ridotto del 50%, però magic attack A, quindi lo stesso discorso che facevamo prima. Quindi selezioniamo questo. A questo punto cambia anche la run, fondamentalmente, cioè cambia praticamente anche il percorso che andiamo a fare. Perché cambia il percorso che andiamo a fare? Perché adesso la cosa più conveniente da fare non è andare a sconfiggere il Grasp Queen, ma è andare a sconfiggere i soldati, perché sono i soldati che daranno il bonus B. Quindi di conseguenza ci consentiranno di ridurre questo svantaggio iniziale che abbiamo ottenuto. E non è una cosa da poco, perché qui praticamente noi abbiamo perso abbiamo praticamente ovviamente perso comunque il 50%, no? del nostro attacco fisico, e anche il 50% del nostro del nostro buff magico. Quindi è comunque un debuff che abbiamo ottenuto, no? Quindi andiamo a combattere con i tre amigos. Perché proprio cambia anche adesso tutta la struttura della run, fondamentalmente. Cambia tutto. Quindi vediamo di buttarli giù. Vado a buttarli giù e ci vediamo dopo. Ok, abbiamo buttato giù i nostri amichetti ed è qui che adesso arriva la magia. Perché arriva la magia? Perché, come potrete notare, lo score boost qui viene identificato con Magic Attack B e Magic Defense. Quindi nel momento in cui adesso noi selezioniamo questo, praticamente cosa succede? Succede che noi abbiamo eliminato quel Magic Attack A del meno 50% e adesso è rimasto attivo soltanto il 30% di attacco magico ridotto. Quindi abbiamo comunque un bonus. Vedete? Praticamente noi adesso abbiamo Magic Attack A meno 50, ma sovrascritto da Magic Attack B di meno 30. Quindi praticamente Magic Attack A viene completamente eliminato e rimane soltanto Magic Attack B. E questo è un grande vantaggio, un grandissimo vantaggio che abbiamo praticamente all'interno della run. Vado a sconfiggere anche lui e ci vediamo dopo. Ok, sconfitto anche l'altro boss. E perché questo l'abbiamo affrontato dopo? Perché, vedete, praticamente qui avremo un altro 10% di score boost, ma perderemo attacco fisico e attacco magico A. Quindi nel momento in cui il nostro attacco magico A ormai è già sovrascritto dal nostro Magic Attack B, possiamo prenderlo, perché questo effetto non si applicherà. Mentre invece, se l'avessimo preso subito, quindi avessimo affrontato il Condor e successivamente questo boss, avremmo accumulato un 75% di malus all'attacco A. Quindi non conviene. Conviene andare subito a prendere appunto il malus al Magic Attack B, in modo tale che questo Magic Attack A praticamente non venga più considerato. Quindi prendiamo questo e andiamo dal prossimo boss. Ok,
sconfitto anche il Behemoth, ci dirigiamo adesso verso il boss finale, quindi altro score boost e via. Ok, siamo contro il boss finale. Ho utilizzato un'altra tenda e il Blizzard Cocktail, così sconfigo il boss e poi niente, ci vediamo a fine risultato. Ok, ho eliminato anche il boss finale, vediamo un po' adesso qual è il nostro score dopo l'aggiustamento di questo evento, e vediamo anche perché qui adesso ho potuto prendere addirittura un bonus del 50%, quindi in teoria dovrei essere migliorato, forse, non so, forse no, in realtà non sono migliorato, probabilmente perché appunto sono stato più lento, anche perché ho spiegato praticamente tutto il dungeon, ho dovuto spiegare tutte le robe, quindi forse effettivamente ho perso un po' più di tempo, però vedete come lo score buff bonus adesso, avendo preso comunque un 50% in più, è decisamente più elevato, quindi cercando di essere forse un po' più veloce potrei effettivamente, non lo so, forse migliorare un po' la mia situazione, quindi provate, migliorate, cercate di andare avanti, cercate di incrementare il vostro punteggio, perché adesso lo potete fare. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e noi ci becchiamo alla prossima. Bye bye.